preso un sacco di tempo per chiacchierare. Purtroppo è successa una cosa che dovevo risolvere. Adesso iniziamo a giocare. Abbiamo due giochi in canna stasera. Non so se riusciremo a farli entrambi. Sicuramente iniziamo con Creepy Waves Fiti, che è praticamente Train Depart, si chiama. Non so che cos'è, ma sembra un gioco simile a Chilla's Art. Visto da Hollow, canale americano su YouTube. Credits Hollow. Hollow con l'H. Grazie Nicolas per aver ascoltato tutto su Twitch. Diffondete il giusto verbo, per favore. Ecco, una cosa che potete fare. Grazie Vikinga. Grazie mille. Grazie tesoro. Grazie per il supporto. Grazie mille. Una cosa che potete fare, dato che io non posso arrivare a tutti, è se vedete situazioni del genere, diffondete la parola. Dite, oh sì, guarda, Kodoma ha spiegato che purtroppo è successa questa cosa. Non so che altro dire. Ciao Frene. Ciao belli. Ciao carinelli. Play. Ok, diffondete il verbo. Train the park. Piano. Giugno 25. Ciao Glelia, grazie. The story is not something I tell often. Honestly, I wasn't sure if I even would. Questa storia non è qualcosa che racconto spesso. Sinceramente, onestamente, non so neanche se ne ho voglia di raccontarlo. Grazie a tutti per la sub, ragazzi, ben arrivati. È stato durante uno di questi calde estati, the kind where the air feels heavy, quelle che, in cui l'aria sembra proprio pesante, vabbè. I miei genitori gone ahead to our family gathering by plane. Non ho capito che cazzo significa. Me, I was taking the train to meet them. Allora, questo doveva prendere il treno per andare ad incontrare i genitori. You know, there's something about being alone on a journey that makes you feel more grown up than you are. Grazie, Macina Pepe. I had my backpack, my phone and laptop. Felt like an adventure waiting to happen. When the train started moving, I felt a mix of excitement. Niente, non ti fa leggere. Non avevo idea what was really ahead. Comunque è strutturato molto simile a Fear to Fathom, non so se vi ricordate. Molto simile. Questo dura mezz'oretta? Perfetto, allora. No idea it was really ahead. Going a straight. Vabbè, insomma, praticamente ci sta raccontando questa storia. Storia di lui o lei, non lo so, che prende il treno per andare a trovare i genitori, ad incrociarsi con i genitori. Ma succedono cose e succederanno cose che ci sta per raccontare. Non ci dice nulla. Oddio, train jet, one text message. Che devo fa? Tab, F, R, T, cazzo, non so, boh. Oh, ciao, Akuseru. Saliamo su treno, Akuseru. Grazie, Gaia, ciao. Ah, che bello. Ammazza, già partito, già stiamo a mezzo, già stiamo per fratte, ma che è? È in Italia minimo 34 ore di ritardo. Sì, no, subito, qua siamo in Giappone, quindi ci vuole poco. Signore, mi deve far passare, scusi, mi devo mettere se porco due. Pare proprio Trenitalia, pare, oh. Mannaggia la puttana, i signori che dentro c'hanno le mozzarelle, porco due, il prosciutto. Signore, mi deve far passare, come faccio io? May I please get past to my seat? Posso passare? Che vuoi? Posso andare al mio posto, per favore? Scusi, is seat 36 in this way? Do you know where I can find... Ah. Allora, chiede... Sa per caso dov'è il posto 36? Dice, alla fine del vagone. Can't people read anymore? La gente non sa più leggere. Ah, sei pezzo di merda. Ah, ho capito. Alla fine del vagone, quindi mi deve far passare. Ma come si gira sto stronzo? Ma dove cazzo sta? In curva sud? Posso andare al mio posto? Oh, certo, sua altezza! Ma botta un affanculo, va! Ma come cammina? Poi scivola! Oh, don't mind me, I just stand out of the way until you're done.
Sei proprio un coglione, oh. Dove sta al posto 36? In ce sta. Cioè, sta pure a batte dei pad de cassa, ce sta. Come cazzo si siede? Dad is always worried on a trip, tells me to look after my sister. Porco due, questo è proprio... Questi sono proprio i ragazzini de merda che fanno un casino sul vagone. Eeeh, giochiamo, fratello, giochiamo. Giochiamo, andate. Tutto il tempo a urlare, guardali. E tagliarci sul sedile di dietro per cercare di farli sta zitti. I pezzi de merda. Vi aspetto su Twitch, belli, ma anche su YouTube, eh. Vi preoccupate, pure su YouTube. Before sitting in a seat, I should stowed my backpack away. Allora, fammi aspettare il signor Ezio così. Aspetta, forse è qua? Ah, perfetto. È il mio sito. È un po' scomodo. Please, ok. Voglio andare a ripassare. Domani le fighe. Vatta a studiare, lascia stare live. Va a studiare, zi. Te le recuperi su YouTube poi. Mamma, ma come faccio ad aprire i messaggi di mamma? 1, F2, F1, F4, FK. Non lo so. Come faccio? Come si fa ad aprire? Come si fa ad aprire sta roba? Lucrezia, non ti preoccupa. Esco. Ma che c'è Gandix? Ah, train jet invece di easy jet, top. Dead, mom, train jet, sgana wet. Ok. Allora, Dad dice... Mazza quanto scrive Dad. Morning, everybody. Dad, package. E mamma dice... have you left already? How's your seat? Everything okay? Mazza, un po' apprensivi questi genitori, eh. Com'è il posto? Tutto bene? Ti sei seduto? Yeah, we're on the way. I found my seat already, but you know, some people here could definitely be nicer. I text more once the setting of an adapter for the journey. Niente, cioè, sì, mi sono seduta, tutto a posto. Che persona non è proprio gentilissima. E ti scrivo, ti scriverò. Mi metto a studiare al computer, qua metto a lavorare al computer. E your seat number 36, ok, perfetto. My laptop must have been in the backpack. E allora rialzamose. Dice il computer dovrebbe essere nella cosa, nella valigia. E piamo il computer che si chiama Dig Dig. Bello computer Dig Dig. I table. E metti su. Vai, mettete giù. Questo gioco dura una mezz'oretta, comunque, avete detto? Perfetto, perché almeno ci facciamo anche l'altro. Perfettissimo. Grazie, Nagat, grazie mille per il Prime. Grazie infinite. Bravo, Madi, grazie, Manuel, grazie mille per la sub regalo. 111, come l'album di Cristiano Ferro, che top, grazie. Allora, Baclav, chi va da me? Baclav. Man, you're online. I'm well. Sorry, man. Trying Wi-Fi. Just needed to log in. Want to the play the clicker. Che cazzo è questo? Mi chiama mamma al telefono. Minchia. Grazie, Serse. Ciao. Grazie, Edo. Grazie mille per il video dove canto. Grazie mille. Uscirà una cosa bella sul canto prossimamente. Devi giocare a The Beast Inside. L'ho già giocato tanto tempo fa, Vicky. Visto che l'ha giocato Nervi recentemente. Gli è piaciuto? Qui sono tutti i telefoni rubati. Cioè, tutti i telefoni rubati. Sorry, man. Train wifi. Just need to log in. Want to play the clicker before we arrive. Questo mi sa che è un amico suo. Tipo che gli sta a chiedere se è online. E vuole giocare a un gioco, vedi? Arm Wrestler 2. Use laptop. Che cazzo di cosa c'ha? Ah, questo è il gioco che deve giocare con un amico? Che fa questo coso? Ma che gioco è? Devo cliccare un gattino? Oh, stanno a passare. Orco due, signorina! Ma che si fa così? Mi dica. Sorry, what can I get you? Press on plate. Ah, ma così stiamo? Tipo, tipo sull'aereo. Mi piace questa cosa. Ma stiamo benissimo in business. Siamo in business. Croissant plate and lemon soda. Burger with fries and mint soda. Japanese style cake and strawberry soda. Che serviamo? Allora, numero uno, cornetto e lemon soda. Vabbè, la conosciamo tutti, lemon soda. Hamburger con patatine fritte e soda alla menta. Oppure la cake giapponese con la soda alla fragola. La torta giapponese, mi sembra.
No, no, no. Torta? Vediamo la chat cosa sceglie. Il croissant, il cornetto, l'hamburger o il Japanese cake? Dai un po'. Grazie Smara, grazie mille per i 34 mesi, grazie tesoro. Bentornato. Vi ricordo ragazzi che se volete supportare, seguire, a sganawanare, lallallare, potete abbonarvi con il Prime, gratis. Potete abbonarvi anche con i soldi, ma se avete il Prime meglio perché non lo pagate. In base a cosa scegli cambia il gioco, anche su queste sceglie qui, scelte qui? Che state a scegliere voi? Questa cameriera non è nana, che sta quasi in ginocchio da 10.000 anni. Pensa che in Giappone non puoi stare al telefono sul treno né sui bus. I know. Cassano, il treno, il burger è una rovina. Treno, penso no. Io avrei scelto la Japanese cake, però ditemi voi. Burger. No. I don't know. In ginocchio da te. La 3 mi sembra giusto. La cameriera ha la memoria muscolare. I am afraid we don't have any soda. Ma le mortacci tu, ma che cazzo me lo offri a fare allora? Ma che mi offre a fare la soda se non ce l'hai? I can get you some water with the meal. Ma che mi offre la soda se non c'è? Va bene, posso rispondere a altro. I will bring your order a little bit later. Come vuole, signorina del treno. Che va slitta. Ma proprio io ci dovevo avere questi bimbi cafoni che mi abbattano le mani accanto, zio treno. Io sto a giocare a gattino qua. Che cuffie, poi guarda. Che cuffie da gaming per giocare a gattino. Il giochetto tipo da boomer, capito? Tipo Candy Crush. Ma che se può? Sì, ma che mi chiedi? Che vuol dire? Prima, Luca. Io non so che cosa sto facendo. Cioè, il gioco è questo? Cioè, l'unica cosa che mi fa fare è questo. Madonna, il dito matto, il dito matto, c'ho il dito matto. C'ho il dito matto, c'ho il dito passo. Devi andare in bagno. Ah sì? Cioè, sto a far record di sditate al gattino. Devi andare al bagno prima che arrivi la torta. Ah ok, exit, get up. Andiamo a Lucesso. Mi ha stricazzini e battere le mani. Ma mi danno un cinquettone, guarda eh. Dove starà il bagno? Toilet? No. I was paying to go there. Dove cazzo sta la toilet? Laggiù forse? No, sta qua. Mica, ma manco un segnale mi hanno dato. Non è che qualcuno mi imbocca? Anzi, chiude a chiave. There was a strange bag in the toilet. Oh. There was strange something left bag in the... C'è un uniforme. C'è una cosa con un uniforme. Vabbè, piscia intanto. My food could be back in any time. So I returned. It was strange that someone left bag full of uniform in the toilet. Dove fa? Cazzo? Ho pisciato anche un po' sull'uniforme, ho fatto apposta, sì. Vabbè, che famo? Basta, no? Ritorniamo al posto. Ah, oh, me le sono lavate le mani, se le lavate? E non me le fa lavare, stava cliccando la saponetta, ma non va. Vedi? Non mi fa fa niente. Non mi fa cliccare sul lavandino, è uno zozzone. Devi mettere mano il pene e poi non fa niente. Vedi, Liv, non sa cosa sia la saponetta questo, non si lava, non lascia sta. Non lo sa lui che cos'è. Io mi hanno curato il computer. Amore, un'altra volta questo cazzo. Ore 12 e 21 del pomeriggio. Annuncio. Annuncio ritardo. Mamma, porco. Non è annuncio. Annuncio madre. Esc. Oh, buona! Buona, regà, marò. Io vi prego, perché? Perché mi fai questo? No, raga, sei buggato. Ti prego, ti prego!
Ti prego, perché? 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 Che devo fare? Niente. Space, niente. Si è buggato. No, vabbè, dimmi te se può essere normale. Ma tutti i giochi mi si buggano. Tutti i giochi mi si buggano. Ma è normale così, secondo questa volta. Premo ESC e non fa nulla. Grazie, Chiara. Mi sa che devo riavviare. Per favore non piangere, non ci rimanere male. Basta, è altissimo, mi cacciano di casa. È Kinito che m'ha svarvolato tutto. Secondo me è Kinito, eh. Dai, vi prego. Che faccio? Devo non fa più niente. Se faccio space, get up, non get up. Non... M, niente. Riavvio, eh? Era un gioco horror. Kinito mi ha rovinato la vita, mi ha rovinato. Era un gioco horror, adesso è... un gioco bro-horror. Ma guarda, poi mi ha aperto tutta un'altra parete. Ma che è? Mi pare normale. Oddio, è impazzito. Oh, vabbè, è imbarazzante. Iole, grazie mille per i 18 mesi. Grazie mille. Ah, raga, vado avanti veloce, ci metto poco perché non ho fatto un cazzo alla fine. Cioè, solo stronzate ho detto, cioè. A parte che questo ci mette un quarto d'ora. Minchia, davvero, mannaggia me quando ho parlato per gioco, ho rovinato tutto. Guinness World Record, enjoyable game. Ma quando arriva l'horror? Non lo decido io, sì, non lo decido io. Dai, dai, che ne abbiamo fatto un cazzo tanto. Solo sto coglione, che è? Pare Califano, pare, ma che è? Dai, ci mettiamo poco. Dai, che ti dar cazzo, coglione, dai, muovete. I sandali, i pattini. Mezzanotte, magari penso. Mi madre che cagar cazzo, perfetto. Get up. Barato must be sganawana, ok. Guarda che ci mettiamo pochissimo a rifare questa roba di prima, perché io sono lenta solitamente, quindi ci metto poco. Mezzogiorno 05. 5 cellulari nella tuta gold, baby, ti richiamerò. Andavamo nella zona nord, baby, no. Gattino, carino, sembra rollino. Guarda quando è carino, piccolo topino. Coloro lì, tasci sua, sta bardracca. Riportami Japanese cake, sure, leave. Ok, guarda, siamo ritornati qua. Ci vuole poco. Guarda, quanto ci abbiamo messo? 3 secondi e mezzo. Cioè, veramente poco. Oh, quello mi ho zanetta, ragazzi. Andate carino. Tette carine. Oh, wow, ho trovato uno zaino. Wow, devo pisciare. Non me ne fanno lavare le mani. Ti giuro. Di che cosa, Daniele? Non ho capito. Ma perché mi fa guardare qui? Ma forse è una cosa che devo... Cioè, lì, il sapone... Boh. Vedi, non mi fa niente. Questo non mi fa fare. Questo neanche, questo neanche. Sì, non si lava, è uno zuzzo, dai. Il sound ABB è veramente greve. Oh, qua mi si è buggato prima il gioco, eh. Stiamo di nuovo qui. Cioè, quanto ci abbiamo messo? 10 secondi. Io non tocco un cazzo adesso, eh. Oh.
Sorry, couldn't resist. Looks great, it's okay. In those three we make it's tasty. Yeah, sounds good, sounds bad. Dice, oh mamma, scusami, non ho resistito. Ma scusate che, scusa, non si può prendere in dolce questo. Ma boh, veramente. Madonna, regà, sembra proprio... I'm sorry, if you are the gentleman wanted the soda, we have found a pack in our storage. Enjoy, please. Ah, scusi, lei è il signore, il gentiluomo che voleva la soda? Abbiamo trovato un pack nella tua, nella storage, nel nostro ripostino, nel nostro... come cazzo si chiama? Prego, enjoy. Oh, ma Stavros, ma ha rovesciato i pantaloni sto coglione. Grazie per la soda, veramente. Un bravissimo uomo. Bravissimo. Ah, per due giorni l'ho cercata per tutta TikTok. Non sapevo il nome, ho chiesto anche ad altri gamer. E come mai? E che l'ho mai vista? Non sapevi il nome. Non ho capito la dinamica. Però dai, zi, dai. But I was happy. Ha mangiato pure questa, va. Ti ha drogato sicuramente. Oddio, veramente, dici? Soda empty. Vede l'acqua. E mo che devo fare? Perché get up? Devo get up. After me I wanted to spend some time on a walk or I could just play. Ah, dice potrei spendere del tempo qua sul coso. Vediamo che gente c'è sul treno. Allora, a destra abbiamo Kamito Watanabe, grandissimo capo della Yakuza giapponese. A sinistra abbiamo Ermondo Damelì. Lei è stata apparentemente mollata dal tipo e sta scappando dai suoi problemi. A sinistra una mamma, una bella ciaciona, corpupo, che sta davanti, bello controllato. Una bella ciaciona, questa è proprio la tipica mamma che guarda i ragazzini. Che il mio figlio è bravo solo lui. Anzi, mia figlia non ha fatto niente di male. Mia figlia è perfetta, perché vedi, gli fa come cazzo gli pare. Una mamma che occupa un posto con uno zaino non deve essere una grande educatrice, quindi... Il padre succube, però, capito? Uno di quelli che sta seduto che gambe aperte. Lui fa l'idraulico. A destra c'è la nonnina con due... Ma che cazzo di gambe c'ha la nonna? Ma che, come fa a stare in piedi sta signora? Ah, nonnina che è amichetta, la grandissima amichetta. Queste te lo dico io, chi so. Queste sono amiche da una vita, quando c'erano i mariti. In realtà però si amavano. E quando i mariti sono schiattati, si sono messi insieme a loro adesso e stanno a girare il mondo. Queste gambette si girano il mondo, guarda. Yeah. Ragazza ammazzi a questa. C'ha 96 anni lei e 98 lei. Poi vabbè, lui sta per farsi esplodere sul treno probabilmente. Perfetto. A destra abbiamo lui invece che sta per scorreggiare sul treno, quindi in qualche modo sta per esplodere anche lui. E questo davanti che ha capito tutto o sta a fissare perché sta di a pezzo di merda. Non devi scorreggiare davanti a me, non lo devi fare. A destra abbiamo il signore. Ah, questo è quello stronzo di prima che non ci faceva passare. Lui palesemente mena la moglie 100%. A destra invece abbiamo il signore, l'uomo, questo ci avrà 101 anni, ricco sfondato, la brasiliana che si è scelto tutta contenta. L'altro, so che domani schiatti, mi prendo tutta la tua eredità. Lui forse ha capito il gioco. A destra, a sinistra, questo amico di Putin, mi pare un po' così. A sinistra abbiamo la ciaciona col fio, e il fio ha fatto palesemente qualcosa e ha cagato sulla macchina, non lo so, e la moglie, la madre che sta ancora a guardar male. Allora, brutto stronzo, Matteo, te l'ho detto che te dovevi andare a cagare al bagno, lo sapevo che te rimaneva tutta qui Kinder Bene. Che cosa mi dici, Matteo? Che cosa mi dici, di quella cagata sul sedile, Matteo? Che cosa mi dici? Che ti avevo detto non ti mangiare 10 Kinder Bueno? Lo so, ma però erano buoni, stavo davanti alla play, che dovevo fare? Io te l'ho detto, Matteo, adesso tu che fai? Mi hai cagato sul sedile, e adesso che me lo pulisce tocca prendere il treno, perché dentro quella macchina si poteva più stare, puzzava di merda che accorava. Lo so, ma scusa, adesso sai che fai? Domani, da domani, vai a fare ripetizioni, non si sa che, perché sei un ignorante e cafone nasino, e mi ripaghi il biglietto del treno. Vabbè, ma scusa. Prossimo. Lui è un dottore. Lui è un dottore. Lui è un dottore che però è stato. Guarda, vedi la gamba accavalata. Va a definire un po' il dottore. Un dottore sta andando a fare un convegno all'Hilton di Tokyo per rinnovarsi sulle ultime
sulle ultime, sugli aggiornamenti. Il dottore è sempre sul pezzo per studiare. E questo è il padre, se è dovuto portare perché la badante non ci stava. E ci staccava in cazzo. Ma dove sta manna? Enrico, ti preoccupa, papà ci penso io. Poi ammolla sicuramente alla hall della, dell'Irto. E questa, signori, che dire di questa famiglia? Madre e padre stanno per divorziare, lui guarda a terra, lei pure, i figli lo sanno, stanno diventando stupidi perché i genitori stanno divorziando, ma non gli dicono un cazzo perché sanno che la colpa è loro, perché i ragazzi sono diventati deficienti, quindi dai. Ultimi, ma non per importanza, abbiamo a sinistra il figlio del conte Dracula, a destra invece abbiamo il matto del treno, del vagone. Tutti i vagoni hanno un matto, lui è il matto del vagone e sa parlare con nessuno, da solo completamente. Vedi, quello ha fatto sta cosa, ma l'immortale, ma quando ero giovane, vedi che io ammollavo, vedi che, io facevo un culo così a quella, sì. Ecco qua, ci sono tutti quanti gli abitanti del treno. Spero che la gag vi sia piaciuta. È troppo tutti i vagoni hanno un matto, quanta verità sempre. Oddio, che è successo? Vi è piaciuta la lore del treno? Perfetto. Ah, si è addormentato? Ah, gli si stanno a chiudere gli occhi. Bene. Questa, se io voglio, mi prendo il travel gum sul treno, mi si bloccano sempre gli occhi. Matto che una certa dice, ma da me che vuoi, te posso cantare una canzone. Ah, dici che sono madrugata. Oh, ma mica mi è stata a fa spoiler, a stronzi. Ciao, Ilaria. But one was more princess. Il vecchio era Michele Messeri. Oh. Oddio, che sta succede? Mamma mia, vede persone storte lui, eh. Perché? Ciao, Alessandra. Ciao Ilaria, grazie. Hai guardato. Ma quanto cazzo, ma doveva arrivare questo? Scusami, doveva arrivare. Oh, bella Andrea. Cosa succede? Grazie, Okumura. Grazie mille. Grazie mille. Che sta succedendo, raga? I was a sleeper alone. We must have already reached the border. I need to take a little walk and get some fresh air in the lobby. Dice, mi sono addormentato per troppo tempo, forse. Aria a camo, io ancora... Ah, madre, ancora sta strillando questo. Ma che sta succedendo, raga? Io, ma non è che magari... Ha detto che deve prendere un po' d'aria, no? I like to play with train doors, but this one wouldn't open. Faccio, mo. Il culo di lo zaino, che è bellissimo. Signore, qua che dice? Perché ci stanno... C'è sta la polizia? Officer! ID and ticket, please. Traveling alone. Documento e biglietto, per favore. Stai viaggiando da solo? Yes, my parents are waiting for me at the... Sì, i miei genitori mi stanno aspettando alla destinazione. Cazzo, Gandix, non t'ho letto prima. Luggage contents? Any prevention item? Che cosa hai nella valigia? Hai qualche oggetto proibito? Solamente i miei vestiti, qualche libro e snack. Always ready, so I guess additional search isn't necessary. Ah, dice a posto così. I know my parents told me to. Alright, move along. Roma prendi... Scusa, però che strano, che c'era quella qua. Border control office seems to be quiet, but finally the city will leave me alone. Ah, dice dopo un po' l'ha lasciato... Il treno ha cominciato a partire dopo che se ne sono andati. Giuro cazzo, pensavo avesse la bocca così aperta, per un attimo pensavo fosse tutta storta con la bocca aperta, vi giuro, non lo so, tipo The Ring. Vi? Fatta apposta. Would you like to order anything else? Come se quasi fosse infastidita. Vuoi ordinare qualcos'altro? Grazie il King, grazie mille. È solamente un'altra soda, grazie. Mi dispiace, ti ho detto prima. Non abbiamo soda, sfortunatamente. We had... Merda, mi ha drogato sul serio, mi avete spoilerato, stronzi.
Sì, ragazzi, sono su Twitch, mi trovate come Codomo, con la K, mi raccomando, non Comodo, Codomo, che fate sempre l'errore e poi mi... ti trovo! È Comodo, è Codomo, mi raccomando, Codomo, Twitch e su YouTube, Codomo Gaming, let's go. Raga, questa è una cosa gravissima, perché lei mi sta dicendo, ti ho già detto che non abbiamo la soda. But your colleague said you find last pack. Dice, il tuo collega mi ha detto che avete trovato un'ultima scatola. Infatti mi dice un altro steward. Mi dispiace, lavoro da sola oggi, al turno di oggi. Ci qua, ragazzi e ragazze. Senti bene? Non stai bene, non sembri star bene. Sto bene, credo. Probabilmente sarai stanca. Arriveremo presto. Per favore, chiamami se hai bisogno di qualsiasi cosa. Gira. Come fa a aiutarmi una persona che si gira in questo modo? The man that was in my dream was looking for something in my baggage. L'uomo che era nel mio sogno cercava qualcosa che era nella mia valigia. Già, è vero, era pure aperta la soda. Infatti, che cazzo fa? Use laptop. E andiamo a vedere l'uniforme, va. Oh mio Dio! Oh mio Dio, ecco perché c'era l'uniforme. Perché era un tizio che si è vestito... Ha rubato l'uniforme. Non c'è più. I made sure the door was closed before using the toilet. Vabbè, sì, ho capito, non devi usare la toilet. Non deve pisciare, devi guardare. Vabbè. I was looking for something in my baggage. Che deve cercare nella baggage? Questa è la mia, quest'altra. Snacks, towels book, strange bag, una strana busta. For some reason I thought I would be better to check what's inside in the toilet. Dice, è meglio che controllo cosa c'è dentro la busta nel bagno. Almeno non mi vedo, no? Porca troia, che cazzo ordi? I wasn't sure, but this thing looked like drugs they show in movies. Che devo fa? Bro, scusa. E dove lo trova? Ma che è? Che c'ha? Un panetto di coca? Che è? Ma è droga, frate? È droga? Dici che è droga? Ah, dice che lo deve buttare nel cesso. Zio Prero. La droga, eh? Ma così intasa tutto il cesso. Ma che se pulisce? Ma che se butta così la droga nel cesso? For some reason they didn't come up for nothing. Merda. Cioè l'ha drogato o drogata per far addormentare e non fargli vedere che gli stava mettendo della droga nello zaino, perché forse lo stavano cercando sto tizio. Ripisciato, dici, sopra la coca per omettere un po', nascondere un po' l'odore, capito, della coca. My food could be back in any time, so I return. Hi there, little boy. What did you do with my little present? Ciao, piccole. Piccole, che cosa avrai fatto col mio piccolo regalo? What did I do? So cosa? Non ho capito che cosa. Sì, regaletto. I am driving. Sto viaggiando con. Con quello. Dal mio vecchio amico. Hai per caso detto qualcosa alla polizia? No, io non. Da che? Non ho capito che. Adesso sentemi un attimo, ragazzi. Molto attentamente, se vuoi star sicuro. Adesso vieni con me, ti siedi sul tuo sedile, il tuo posto, fino alla prossima stazione.
Mi ricorda l'ultima cosa. Fai qualcosa di divertente e finirà molto male, ragazzi. Per te, per tua madre e per tuo padre. Dai, va, vai avanti, va. Serfaina. Ciao, Gabbio. Ciao, mi fa uscire. Poi sono da pilota. Cioè, avrei dovuto sapere che... Locked. Don't be shy, go on. Mamma mia. Apri a pezzo di merda! O lo sai che succede? He was able to break the door. Il pilota da Lufthansa. I said, ho detto apri a strozzo. Devo semplicemente... vedere cosa c'è nella... I just need what's in the bag. Semplicemente ho bisogno di quello che c'era nella tua borsa. L'ho buttato nel vatere. Che cazzo ha fatto? Ti sottero vivo, porco due, sotto a sto treno, a strozzo. Apri sta cazzo di porta. Merda, merda. Non lo so. Prendi, prendi. Si butta da... Ma che si butta dal treno? This train board service, are you okay? We had an emergency call from the toilet, please open the door. Non aprirò, no. Merda. A few years have passed since this accident. Sono passati alcuni anni da questo incidente. My parents had many meetings with the police. I miei genitori hanno avuto molti incontri. Vabbè, our family was provided with protection and even received a safety from the city. Little by little, memories of that event have faded. But since that day, I have started traveling by plane. È come quella, è un pilota della Lufthansa. Beh, no, gioco abbastanza de merda, devo dire. Simpatichello, niente di eccezionale.